Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale e questa è una serie che vi porto nuova, che spero veramente di riuscire a pubblicare entro la prossima partita di Champions League nella vita reale. Ci sono una decina di episodi più o meno e si tratterà della Champions League 2020-2021 su FIFA. Sarà una prediction con tanto di estrazioni dei turni successivi. Ovviamente ragazzi, la registrazione è già terminata, so già chi l'ha vinta, però ovviamente non ve lo dirò e porterò insomma questa serie con gli highlights delle partite appunto di Champions League. Saranno 9 episodi, 4 partite di ottavi di andata, 4 partite di ottavi di andata perché sono 8, quindi sono due parti, 4 partite della prima parte di ottavi di ritorno, 4 partite della seconda, 4 partite dei quarti, 4 partite dei quarti di ritorno, 2 partite di semifinale, 2 partite di semifinale di ritorno e la finale ragazzi. Non so se farei anche l'Europa League, ci sto pensando, ho cominciato a registrare ragazzi, ma sono veramente tante partite e mi toccherebbe qualificare il Milan e lo Shakhtar a tavolino perché non esistono su FIFA gli opponenti che hanno incontrato nella vita reale. Magari di Europa League faccio un video solo per gli ottavi e per i sedicesimi, magari mettendo solo i gol, tipo, vedo come aggiustarmela. Comunque ragazzi, prima partita Red Bull Lipsia contro Liverpool. In questo episodio vedremo anche Barcellona contro PSG. Vedremo l'ultima sarà Porto Juventus e anche Siviglia Borussia Dortmund. Questa è la formazione del Red Bull Lipsia. Vediamo se riesco a leggere tutta senza commettere tanto. Martinez, secondo te, Adiar, Adams, Klosterman, Kuku e Sorloth in panchina, Gulacsi in porta, Alstenberg, Upamecano, Orbán in difesa, Angelino, Mukiele esterni, Campolo e Sabitzer centrali, Forsberg e Olmo trequartisti e Poulsen punta. La formazione di Liverpool sarà sicuramente più semplice, anche perché insomma più rinomata, più conosciuta. Adrian Thiago, Milner, Jones, Minamino, Simikas e Origi in panchina, Alisson in porta, Robertson e Alexander-Arnold terzini, Fabinho e Matip centrali, Anderson, Emiliano, Wijnaldum e Keita centrocampisti centrali, Mané e Salah esterni, ovviamente Firmino falso 9. Si parte con il primo pallone giocato da Red Bull Lipsia. 20esimo punizione per la squadra tedesca, va, mi pare sia Angelino quello, numero 3. Parte lungo verso Poulsen, Alisson blocca a terra. Si va al 23esimo, Firmino, c'è Wijnaldum, Firmino, ancora lui, va avanti, serve dentro, Wijnaldum, destro, Gulacsi, che si oppone in maniera veramente incredibile e manda il pallone in calcio d'angolo. Rivediamo il destro potentissimo di Wijnaldum, Gulacsi, che comunque conosciamo essere un portiere molto molto forte su FIFA perché gioca a foot, insomma, avere Gulacsi è un po' una garanzia. Alexander-Arnold va sul fondo, dentro per Keita, destro, ribattuto, ancora Keita, mano, calcio di rigore per il Liverpool, fallo di mano di Angelino. Rivediamo, c'è un batti ribatti qua nell'area e calcio di rigore, non lo so, ditemelo voi se è veramente penalty o no. Comunque va Salah contro Gulacsi, due giocatori ragazzi che a foot farebbero veramente veramente comodo. Va l'attaccante egiziano e para il portiere ungherese. Si rimane sullo 0-0, calcio di rigore parato a Momo Salah. Rivediamo, oddio, l'esecuzione non è che fosse chissà cosa, ci arriva benissimo Gulacsi ed è calcio d'angolo. Wijnaldum dentro per Firmino, al 31esimo Firmino non sbaglia, 1-0 Liverpool. Dopo svariati tentativi e un calcio di rigore fallito, passa in vantaggio la formazione inglese e lo fa con Roberto Firmino. Qua è difficile per Gulacsi poter fare questo tiro perché insomma distanza ravvicinatissima, sarebbe servito un miracolo al portiere numero 1 e Firmino sblocca tutto quanto. Ed è qua l'amarezza del portiere dell'Ipsia. Firmino porta in vantaggio il Liverpool, tra l'altro ragazzi segna anche un gol in trasferta che è molto molto importante per la sua squadra. Si riparte sul risultato di 1-0, al 31esimo segna Firmino. 34esimo, palla dentro dell'Ipsia, Poulsen di testa, Alisson la fa sua senza problemi.
Si prosegue. 39esimo. Mukiele. Dentro per Forsberg. Ancora Mukiele. Cross dentro. Mané di mano. Calcio di rigore. Questa volta per Red Bull Lipsia. Fallo di Sadio Mané. Questa volta sarà Lipsia a soffrire degli 11 metri. Qua calcio di rigore secondo me assolutamente più netto rispetto a quello prima. L'ho fischiato prima, ragazzi, mano larghissima. Qua chiunque avrebbe fischiato rigore. E qua è toccato contro a Sadio Mané. Va, dovrebbe essere Sabitzer, il numero 7 del Red Bull Lipsia, contro Alisson. Va Sabitzer, troppo centrale. Alisson non si muove e devia in calcio d'angolo. Rivediamo il calcio di rigore calciato, insomma, in maniera anche questa discutibile. Basta rimanere centrale ad Alisson e mettere in angolo. Poulsen al 42esimo, ancora Poulsen. Poulsen tiene palla, va sulla fascia, torna indietro per Sabitzer, Angelino dentro per Forsberg, che pareggia i conti. Anche loro, dopo aver fallito il calcio di rigore, trovano il gol. Lo trovano con Forsberg su assist di Angelino, che si fa apparentemente perdonare per il fallo da rigore e porta così il risultato sull'1-1. Quasi incredibile, insomma, tifosi del Liverpool, perché la partita è stata, calcio di rigore a parte, dominata dai Reds, e si trovano a dover rifare tutto da capo. Comunque, ragazzi, teniamo conto che hanno un gol in trasferta e nel caso di parità potrebbe veramente veramente essere utile come il pane. Comunque, gol al 43esimo di Emil Forsberg e noi proseguiamo. Si va così al 51esimo. Forsberg, ancora Lipsia dentro, Poulsen sinistro, Alisson toglie dalla porta il gol del 2-1. Si mola Alisson, parata veramente incredibile. Rivediamo, però c'è fuorigioco di Poulsen, quindi anche se fosse stato gol non sarebbe stato valido. 70esimo, Thiago insiste, ancora Thiago, destro, traversa del Liverpool, poi Alexander Arnold non va dietro per Salah, ancora Thiago dentro per Salah, che non colpisce benissimo, palla per Gulaxi, pericolo scampato per Lipsia. 72esimo, Angelino per Poulsen, sponda verso Forsberg, ancora dentro Poulsen, questa volta è regolare, Poulsen si gira dentro e destro di Olmo, che calcia al volo veramente in maniera potentissima e fa 2-1 per il Lipsia, che ribalta il risultato. Ottavi di andata che partono veramente in maniera fenomenale e lo fanno con questo destro di Olmo, che anticipando Jones, mi pare sia il numero 17, va a mettere dentro il gol del 2-1 per il Lipsia, ragazzi. Quasi un po' irreale questo risultato. Rimane comunque, ripeto, il gol in trasferta segnato da Liverpool, che con un 2-1 o un 1-0, con un 2-1 no, però con un 1-0 potrebbe comunque, se il risultato rimanesse così, a ritorno consegnargli comunque il passaggio del turno. Però ce la vedete, ragazzi, come finirà questa partita. Si va al 77esimo, palla lunga verso Olmo, contropiede, difesa scopertissima, ancora Olmo la mette dietro, rimorchio Sabitzer, 3-1 Red Bull Lipsia, ed è festa in Germania, 3-1 Red Bull Lipsia, contropiede fulmine, ragazzi. Squadra tedesca che sta veramente facendo tutto bene, sta dominando in lungo e in largo. E vediamo qui, ragazzi, destro potentissimo di Sabitzer, che si fa perdonare l'errore da 11 metri e così mette dentro il gol del 3-1. Klopp quasi non ci crede quello che sta succedendo. Fatto sta che il risultato recita Red Bull Lipsia 3 Liverpool 1, ma siamo ancora al 76esimo, ragazzi. Siamo al minuto 81esimo. Jones per Firmino, ancora Jones, prateria, Jones calcia al destro, accorcia le distanze, fa 3-2. La partita non è assolutamente finita, però insomma trova un attimo
di forza il Liverpool, che in sostanza non ha ancora tirato un porta nel secondo tempo, non mi pare di ricordare, a parte la traversa e quel tiro di poco di Salah. Non è che abbia, perdon, veramente concretizzato tantissimo. Comunque 3-2, gol di Jones, che entra e segna in sostanza. Curtis Jones, che fino a che non ho registrato questo episodio non sapevo veramente chi fosse, quindi perdonatemi ragazzi. Comunque 3-2 per il Lipsia, accorcia le distanze Liverpool. Kunku, 84esimo, dentro per Olmo, posizione clave, Olmo sinistro, e qua Alisson poteva fare sicuramente di più, e invece non ci riesce, e non riesce a evitare la doppietta di Olmo. Probabilmente qua anche Matip gli stava coprendo un po' la visuale. Comunque ragazzi, 4-2 Lipsia, che invece che farsi pareggiare aumenta il vantaggio. Qua secondo me la palla era molto vicina ad Alisson e poteva assolutamente fare un tuffetto di più, invece decide di sedersi, cosa che spesso volentieri succede nei portieri di FIFA, veramente mi fa arrabbiare tantissimo. Ed è gol all'84esimo per Dani Olmo, che fa doppietta e porta addirittura sul 4-2 Red Bull Lipsia, e in sostanza è un risultato che adesso rimane difficile da poter raggiungere. 87esimo, Forsberg, ancora contropiede, Forsberg scopertissimo in Liverpool, ancora Forsberg, entra in area, sinistro, non la mette in mezzo, la mette direttamente in porta Forsberg, ed è 5-2, festa grande per il Lipsia, buio pesto per il Liverpool, che avrebbe bisogno di un 3-0 ad Anfield per poter passare ragazzi. Qua ancora Alisson che si fa mangiare il suo primo palo, probabilmente si aspettava un diagonale o una palla in mezzo, però ragazzi questi tiri ci aspettiamo che Alisson li pare, della verità. Diciamo che due gol il portiere numero uno brasiliano poteva tranquillamente, a mio avviso evitarli. Fatto sta 5-2 Red Bull Lipsia all'88esimo. Adesso la partita mi pare chiusa a questo punto. E infatti dopo 4 minuti di recupero ragazzi, è stata una partita veramente lunga, 12 minuti di partita, ma ovviamente con gli highlights, ma ne è valsa assolutamente la pena, perché insomma è stata una partita veramente piena di emozioni. E così si va alla seconda, che vedrà Barcellona e PSG ragazzi, insomma uno scontro molto molto importante. Intanto però rimaniamo un attimo su questa. Ovviamente uomo partita Emil Forsberg, 2 tentativi e 2 gol, anche se Olmo comunque, una lotta tra Forsberg e Olmo per l'uomo partita del match. 5-2 e noi ci vediamo al ritorno, perché adesso cambiamo campo e andiamo al Camp Nou di Barcellona. Ed ecco qua le immagini che ci portano, non è proprio il Camp Nou, lo sapete, perché è un'esclusiva di PES, però è il Libertador, che è lo stadio creato apposta per emulare il Camp Nou dopo che PES si è presa esclusivamente i diritti. Ed è veramente un bello scontro Barcellona PSG, perché oltre ad essere molto equilibrato, insomma, Barcellona essendo arrivato secondo, vuol dire che una tra le due squadre che insomma dominano la Champions League, dominano la fase di eliminazione diretta, dominano anche i gironi, uscirà. Quindi dai quarti faremo a meno o di Barcellona o di PSG. Ripeto ragazzi, due squadre che sono veramente veramente forti. E proprio uno scontro così agli ottavi non lo sarei aspettato, anche perché ragazzi ricordiamo che Barcellona era nel girone con la Juventus, quindi se fosse arrivato primo Barcellona e secondo Juventus sarebbe stato Juventus-PSG, insomma. E ripeto, due squadre molto importanti, molto forti, molto determinanti, che sarebbero comunque uscite, sarebbe comunque una delle due uscite agli ottavi. Questa maglia mi pare molto molto retro del PSG, è molto particolare, ecco. Ecco qua le squadre che fanno rito di stretta di mano di tutti, ormai comune a tutti i match, a tutti pre-partita. Ecco qua Marquinhos, Keylor Navas, Alessandro Florenzi, ex Roma, ormai conosciutissimo,
conosciutissimo. In panchina Barcellona porta Neto, Brett White, Coutinho, Lenglet, Pedri, Roberto e Junior Firpo. In capo porta Ter Stegen, in porta Alba, Dest, Terzini, Umtiti, Piquet centrali, Busquets, Emiliano, Rignon e Piano, centrocampisti centrali, Messi centrale, Dembélé a destra e Griezmann a sinistra. Molto particolare questa formazione, non me lo sarei mai aspettato. La squadra di Pochettino, il PSG porta Rico, Paredes, Rafinha, Pereira, Ken, Sarabia, Diallo in panchina, Navas in porta, Kurzawa e Florenzi, Terzini, Kimpembe, Marquinhos centrali, Guay e Verratti centrocampisti centrali, Neymar trequartista, Mbappé da una parte, Di Maria dall'altra e Maurito Icardi centrale. Si comincia, c'è molta Serie A in questa partita. Dembélé, Messi dentro per Pjanic, ancora per Messi che al 12° minuto sblocca il match. Chi se non Leo Messi? Ed è 1-0 Barcellona. Va a esultare sotto la sua curva, indica e fa un'esultanza molto molto buffa. E fu così che passò in vantaggio il Barcellona con Leo Messi. Rivediamo il replay. Dembélé dentro per Messi, triangolazione e palla in rete. Ripeto, c'è molta Serie A in questa partita perché insomma Florenzi, Pjanic, Icardi, Moise Kean, insomma Verratti, poi quello non ne parliamo, c'è molta Italia, ecco. Un po' sta che comunque Lionel Messi sblocca il match 12° e segna già un gol importante per il Barcellona. 29° Mauro Icardi dietro per Verratti, la palla in mano lì, Mbappé, Di Maria dentro per Neymar che non sbaglia e segna il gol dell'1-1, gol importante per il PSG, lo segna Neymar, gol dell'ex, esulta e proprio va a esultare sotto i suoi tifosi, buttandosi addosso ai propri tifosi. Gol di Neymar Junior che segna il gol dell'1-1. Qua schema perfettissimo, sbuca le spalle di Umtiti e Piqué e batte Ter Stegen da distanza veramente ravvicinata, qua con una botta chiunque potrebbe fregare qualsiasi portiere. Più che il gol è veramente stato un movimento straordinario del numero 10 del PSG. Ed è 1-1, tutto da rifare esattamente come prima. Va in vantaggio il Liverpool, ma poi pareggia l'Ipsia, va in vantaggio il Barcellona, ma pareggia il PSG. Kurzawa, 35°, palla dentro verso Icardi, una sorta di pallonetto, Ter Stegen ci arriva e la blocca. 37°, De Jong, c'è Messi dentro, Messi, destro, Navas, monumentale, non si fa sorprendere. E la devia in calcio d'angolo, rivediamo, destro di Messi e Navas col guantone la mette in calcio d'angolo. 66°, Neymar, Mbappé e nella ripresa il PSG ribalta tutto con Kylian Mbappé, esattamente come il Lipsia, anche il PSG ribalta la partita e qua esultanza molto molto particolare del numero 7 del PSG. Qua però errorissimo della difesa del Barcellona che perde palla in maniera veramente stupida, ne approfitta Kylian Mbappé che ancora sul primo palo, esattamente come ha fatto Neymar, brucia Ter Stegen e fa 2-1. Gol, ripeto, molto 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 importante per il PSG. Sono già 2 gol in trasferta che potrebbero veramente risultare utilissimi, se non fondamentali, per il passaggio del turno. Ed è 2-1, gol di Mbappé oltre a quello di Neymar e prima di Messi. 70°, Dembélé, ancora Messi al limite dell'area, Messi dribbla tutti, Messi destro, immobile Keylor Navas, 2-2, partita bellissima. Anche qui esulta Lionel Messi per il gol del pareggio. Vanno tutti ad abbracciarlo, ragazzi, veramente Messi determinantissimo qua, come si libera di Marquinhos veramente in maniera fantastica e poi va a concludere di destro. Keylor Navas non si butta nemmeno perché il tiro è veramente angolato, distanza piuttosto ravvicinata, tra l'altro calcio di destro che non è neanche il piede preferito di Leo Messi. Comunque fa, ragazzi, ed è 2-2. Al 71°, Messi rimette tutto in parità dopo che il PSG aveva riportato si era portato in vantaggio. Ed adesso tutto da rifare, ragazzi, però rimangono 2 gol in trasferta del PSG. Griezmann, 75°, Griezmann,
mette dentro Marquinhos e salva il gol della merda e conseguente tripletta di Messi. Neymar, 87esimo, ancora Neymar, fischi del Camp Nou. Neymar ancora benissimo, che dribbling destro, Ter Stegen evita monumentalmente il 3-2, parata da un coefficiente molto molto alto, insomma dopo aver preso due gol su palo sarebbe anche l'ora. Comunque dopo 3 minuti di recupero, ragazzi, si va alla fine della prima partita, la partita di andata di questo scontro, sul 2-2. Quindi ragazzi, tutto è veramente ancora in bilico, tutto è da decidere, e lo vedremo tra due episodi, che ci sarà il match di ritorno insieme agli altri di questo episodio, perché nel prossimo ci sarà la seconda parte degli ottavi di andata. MVP ovviamente Leo Messi con 3 tiri e 2 reti, chi se no se non lui. Comunque finisce 2-2, ragazzi, ed è tutto in discussione al Parque des Princes per il ritorno. Si va al terzo match di questa fase ed è Siviglia Borussia Dortmund. Ragazzi, Siviglia che quest'anno l'Europa League non la può vincere perché là ha giocato la Champions League grazie anche alla vittoria dell'Europa League dell'anno scorso in finale contro l'Inter, la ricordate benissimo, abbiamo goduto come dei polli. E ragazzi, abbiamo goduto tantissimo, non come dei polli, ma veramente come abbiamo goduto per questa finale. Questa volta, ragazzi, Siviglia che non giocherà l'Europa League, come non giocherà neanche l'Inter, e appunto giocherà la Champions League affrontando agli ottavi il Borussia Dortmund. Partita che secondo me vede favorito il Borussia Dortmund, però tutto è da dire, da far decidere al campo. Ovviamente FIFA, ragazzi, come dico sempre, è una cosa molto limitata a se stessa, quindi va presa più che altro a scopo di divertimento più che di realtà. Comunque la cosa divertente che vorrei fare è, una volta finito tutto il torneo della Champions League, o magari anche mano a mano che va avanti, tirare fuori i risultati e vedere se abbiamo azzeccato certe cose oppure no. Sarebbe veramente molto 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 bello. Siviglia porta Vasilic, Gomez, Gudeli, Munir, El Nesri, Scudero, Torres in panchina, Bonu in porta, Acuña, Navas esterni, Diego Carlos secondi centrali, Fernando Mediano, Rakitic, Jordan centrocampista centrale, Ocampos da una parte, Suso dall'altra e Luke de Jong punta centrale. Non so se è Frankie o Luke de Jong, comunque insomma uno dei due mi pare Luke, forse perché Frankie è del Barcellona. Non vorrei veramente dire una cazzata, ragazzi. Con quale due formazioni che vanno a fare la foto di rito, ragazzi, ormai è una prassi in ogni partita di Champions League, che si rispetti. Borussia Dortmund porta in panchina Itz, Morey, Zagadou, Daoud, Hazard, Bellingham e Reina. Burki in porta, Guerrero, Meunier, terzini, Hummels e Akanji centrali, Brandt e Sanchez esterni, Delaney e Kahn mediani, Royce trequartista e Erling Braut Haaland punta di diamante, direi. Si inizia subito al secondo minuto, Haaland per Delaney, dentro per Haaland, ancora Brandt che colpisce il palo che sostiene la rete, già subito prima occasione per il Borussia Dortmund con Brandt. Ah no, colpisce proprio il palo, ok, dall'alto sembrava veramente un'altra cosa. E primo tiro ed è legno per i tedeschi. Ottavo minuto, De Jong appoggia per Rakitic, Ocampos sinistro, Burki non si fa sorprendere. Tredicesimo, Haaland dentro per Sancho, dentro per Haaland, gol della merda, 1-0 per il Borussia Dortmund. Sblocca Erling Braut Haaland, che è veramente un giocatore a mio avviso straordinario, di cui veramente non si può dire niente. Bellissima prima la palla per Sancho, bellissimo anche l'inserimento a bruciare Koundé, ed è 1-0 per il Borussia Dortmund. L'ho detto, ragazzi, che secondo me era e sarà la favorita in questo scontro. Qua non la prende bene l'allenatore del Siviglia, ed è 1-0, lo segna chi se non lui, proprio Haaland. Si va così al minuto numero
25. Guerrero dentro per Royce. Entra in area Royce, dentro. Bravissimo Fernando a chiudere e mandarla a Bonu. 38esimo, Sancho corre come veramente una lepre. Sancho dentro, però incontro a Bonu. L'idea era buona, insomma, l'esecuzione era un po' quel che era. Si va nella ripresa, Emre Can. 49esimo, ancora l'ex Juventus, dentro per Haaland, sinistro, e gol del 2-0. Ancora Haaland, ancora lui, con la sua esultanza, fa 2-0 per il Borussia Dortmund, che insomma, sia due gol in trasferta, sia due gol importanti, segna due gol che potrebbero essere determinanti per il passaggio del turno, ragazzi. Un visione di gioco veramente bellissima di Emre Can, che pesca Haaland e fa 2-0. Al 50esimo minuto, tra l'altro. Dice, vabbè, due gol in Champions League, in realtà mi sembra sia l'ottavo gol, considerando anche la fase a gironi. 64esimo, De Jong, bellissima per Ocampos, ancora Ocampos di testa, Burki la fa sua. 83esimo, Sancho per Haaland, ancora Haaland, cerca il gol del 3-0, Haaland dentro per Royce, destro, Marco Royce, 3-0 Borussia Dortmund. Partita in ghiaccio, partita veramente perfetta della squadra tedesca. Questa volta Haaland non si incarica del gol, ma si incarica l'assist. Giocatore veramente straordinario qua Royce. Data la sua esperienza, si sa che questi tiri non li sbaglia. Ed è 3-0 per il Borussia Dortmund. Insomma, doccia veramente, veramente fredda per il Siviglia. Doccia freddissima. Ok, la mia personale teoria sull'inferiorità, ma così veramente, ragazzi, è tantissima. 3-0 all'83esimo. E dopo 3 minuti di recupero, ragazzi, finisce qui. Finisce 3-0. E adesso resta l'ultimo match, quello tra Porto e Juventus. Vediamo qua che il Siviglia non è, insomma, soddisfatto della partita appena svolta. Servirà veramente, veramente un miracolo. Un miracolo nella partita di ritorno. Qua si vanno a complimentare tutti, ovviamente. E ragazzi, Borussia Dortmund che dovrà solo difendere il risultato. Dovrà solo difendere il risultato nella partita di turno. Cioè, ci vorrebbe tipo un 4-1 del Siviglia per poter passare. L'ultima partita di questo episodio, ragazzi, è Porto-Juventus allo stadio de las Artes, che sarebbe lo stadio do Dragão, che fino a PES 2014 mi pare ci fosse quello stadio. Poi ovviamente sapete che le licenze in giochi come FIFA e PES vanno e vengono, quindi ragazzi non c'è più su PES. Su FIFA mi pare non ci sia proprio mai stato lo stadio do Dragão, però a mio avviso è uno stadio, secondo me, bellissimo. Cioè, è un'architettura fantastica, non è grandissimo ma ha il suo fascino. Dunque, ragazzi, per la quarta volta in la Champions League, in questo episodio abbiamo Rabiot, Chiesa, Bentancur con numero 30, McKennie, centrocampista secondo me fortissimo, Danilo, De Ligt, quindi sto già leggendo formazione, in sostanza Quadrado, Wojciech Szczęsny e capitan Bonucci. Insomma, da milanista, ragazzi, Juventina, avere capitan Bonucci, io non lo so quanto potrei essere contento al posto vostro. Sarà più che altro interessante leggere la formazione del Porto, perché non la conosco, quindi tutta l'avventura nuova. Questi sono i giocatori, e a parte Pepe che è veramente di fama mondiale, Ramos, Leite, Taremi, Baro, Anderson, Martinez e Nanu in panchina. Marchesini in porta, Sanusi e Manfa, terzini, Pepe, Bemba, centrocampista centrale, Diaz e Colonna esterno, Olivera e Uribe, centrocampista centrale, Ottavio dietro a Marega che purgò la Roma 2 anni fa. Ci ricordiamo benissimo. McDonald Marega, come si chiama? Se mi pare si chiami così. No, quello è Mariga, McDonald Maria. Marega purgò la Roma facendolo uscire agli ottavi l'anno dopo la bellissima semifinale con il Liverpool. Ovviamente
con decisioni arbitrali veramente discutibili. Questa invece è l'11 della formazione italiana, ragazzi: Buffon, Arthur, Ramsey, Dybala, Sandro, Demiral e Kulusevski in panchina, Szczesny in porta, Danilo e Cuadrado terzini, De Ligt e Bonucci centrali, Chiesa e McKennie esterni, Rabiot e Bentancur centrocampisti centrali, Ronaldo e Alvaro Morata punte. 4-4-2 ormai consolidato per la Juventus. Terzo minuto, Ronaldo dietro per Rabiot, Rabiot ancora dentro per Ronaldo, e qua Marquezine che fa una parata veramente assurda su CR7, un gol sostanza fatto. È vero che era un po' disturbato dal difensore, ma qua Marquezine veramente compie un gesto atletico assurdo. Quarto minuto, De Ligt, Chiesa dentro per Ronaldo, ancora Marquezine a tenere inchiodato il risultato sullo 0-0. Ronaldo, decimo minuto, Cuadrado in area, McKennie, Ronaldo, Marquezine ancora a bloccare la palla. 14 minuto, Mateus per Marega, Ottavio dentro per Tecatito, Oliveira che fa 1-0 inaspettatamente, dopo che la Juventus aveva veramente dominato in lungo e in largo, era arrivata ben 3 volte vicino al gol che Marquezine in sostanza ha tolto dalla porta. Trova il gol il Porto a sorpresa, primo tiro in porta, vediamo qua, palla dentro e Oliveira anticipa Danilo e la mette sul primo palo, dove Szczesny può, in realtà Szczesny può, ma non fa, ed è 1-0 per il Porto. Esulta come se avesse vinto la coppa l'allenatore, ed è Jesus Corona, non è Oliveira, scusate, Jesus Corona, soprannominato Tecatito. Si sblocca così la partita. 31esimo, McKennie per Cuadrado, dentro per Morata, Morata ancora dentro, Ronaldo si gira, Ronaldo destro, Marquezine ancora, proprio non si passa di lì, ragazzi, non si passa. Marquezine si sta veramente immolando e parando anche gli sputi di Ronaldo, veramente assurdo. Calcio d'angolo, va Rodrigo Bentancur. Palla alta, palla dentro, verso McKennie, Marquezine in angolo. Ancora un'altra parata del numero uno del Porto. Assurdo, ragazzi, le sta veramente prendendo tutte. Le sta prendendo tutte questo portiere. Non so cosa sta succedendo. Ancora angolo, ancora Bentancur. Dentro la palla, verso Bonucci che stacca, ma questa volta la palla è fuori per il capitano della Juventus, ex capitano del Milan. Stacca benissimo, ma il tiro non va neanche poi così fuori di tanto, a dire la verità. Comunque palla fuori ed è calcio di rinvio per Marquezine. Corre Corona sulla destra, palla dentro a cercare Marega, c'è una mischia, poi Ottavio potrebbe veramente mettere a porta. Sì, un po' defilato, ma la porta era sguarnita. E invece, grande gesto, ma la palla finisce sull'esterno della rete. Qua l'allenatore simula che poteva fare veramente di più. Ripresa, 50esimo, Morata. 4esimo, per Ronaldo. Ronaldo, sinistro. Deviato, rallentato. Marquezine la fa sua. 57esimo, Marega. Ottavio. Palombella per Luis Diaz. Sinistro, bellissimo, ma c'è posizione di fuorigioco, la palla l'aveva comunque parata Vecchio Szczesny, rivediamo. Fuorigioco di almeno un metro, se non di più. E giusto calcio di punizione per la Juventus. 59esimo, ancora dentro Luis Diaz, questa volta è regolare, De Ligt, Cuadrado, Marega, ancora Luis Diaz, Szczesny, bravissimo. E il raccio di De Ligt, qua va botta sicura Luis, e Szczesny si fa trovare pronto ed evita il gol del 2-0, che sarebbe veramente stato un bel problema per la Juventus. Calcio d'angolo per il Porto, lo va a battere Sergio Oliveira, la batte dentro verso Marega, la palla rimane lì, Luis Diaz, Ottavio, tutta la Juve a proteggere il pallone, Ottavio sinistro, intercettato da De Ligt, mi pare, da Rabiot. No, da Morata. Ed è calcio d'angolo ancora per il Porto. Qua Szczesny si arrabbia un po' con il suo, per l'attenzione che hanno in difesa. 63esimo, Rabiot
dentro per Chiesa, Rabiot ancora, protegge la palla a destro, sporcato da Mbemba e Marchesini la fa sua. 77esimo, McKenny, cross dentro verso Ronaldo, Mbemba con una mano, calcio di rigore per la Juventus. Fallo di mano di Mbemba, adesso andremo a vedere il replay, vediamo se è il caso di dare calcio di rigore o meno. E vediamo un attimo. Sì, rigore netto. Va Ronaldo e Marchesin, dopo aver neutralizzato 54 tiri, neutralizza pure il calcio di rigore. Assurdo, ragazzi, assurdo. Mezzo cucchiaio di Ronaldo, con la mano di richiamo Marchesin si allunga e mette in angolo il tiro di rigore. Veramente assurdo. Questo portiere sta veramente parando anche l'imparabile. Calcio d'angolo e ci va Federico Chiesa, che batte lungo verso McKennie, che schiaccia, Marchesin la fa sua, ragazzi. Migliore in campo finora. 85esimo, Cuadrado, Ramsey dentro verso Ronaldo, colpo di testa, Marchesin la fa sua. 90esimo, Danilo, McKennie, Ronaldo, Mateus ribattuto, McKennie ancora, McKennie, cross dentro verso Chiesa, posizione regolare e nel recupero Federico Chiesa trova il gol del pareggio. Marchesin aveva resistito 90 minuti ai colpi della vecchia signora, ma non riesce a portare a termine il suo compito, ed è proprio Federico Chiesa, su assist di McKennie, perfetto questo pallone del numero 14 americano, che casca proprio sulla testa di Chiesa, posizione regolare, e con un pallonetto, sì, sorta di pallonetto, insomma, batte Marchesin e fa 1-1. Disperati i giocatori del Porto, che avevano in sostanza retto finora. Juventus, che a mio parere aveva non solo meritato il pareggio, ma anche la vittoria. A mio avviso, veramente lo dico contro il mio interesse, ma la Juventus meritava assolutamente di più da questa partita. Ma tosta il risultato, che adesso va sull'1-1 e rimane veramente poco tempo per poter fare qualcosa. Ci prova il Porto, per Ottavio, dentro per Marega, Szczęsny monumentale, salva il risultato e la partita si chiude qui. Si deciderà tutto a Torino tra due episodi, e ricordo c'è un gol in trasferta segnato dalla Juventus che potrebbe essere oro colato per questa squadra, dato che comunque Marchesin ha deciso oggi di parare anche l'imparabile. Detto questo, ragazzi, vi invito a lasciare like al video, iscrivervi al canale, noi ci vediamo presto, perché c'è sia il fantacalcio che ovviamente la seconda parte di ottavi di finale. E tutto ancora da decidere, ragazzi, tutto ancora da decidere. E noi ci vediamo presto. Ciao a tutti, ragazzi, grazie della visione e a presto. Chiesa e Corona 1-1.